Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in una nuovissima, anche se veloce, puntata di AF Motors. Oggi spiegheremo come sostituire delle lampadine di posizione su una Ford Fiesta del 2006, il restyling della penultima versione. Le lampadine in questione sono queste, sono delle semplici lampadine a LED bianche. Mi raccomando ragazzi, seguite passo passo la spiegazione. Procediamo. La prima cosa da fare è svitare questo mascherino. In questa macchina il mascherino è un po' modificato. Però tutte le Ford Fiesta hanno un mascherino nero qui davanti, facilmente estraibile. Dopo aver tolto questo mascherino, si può procedere con lo smontaggio del faro. Il faro porta tre viti, mi raccomando, sono tre viti francesi. Una qui e un'altra qui. Procediamo. Dopo aver tolto le tre viti con una semplice chiave francese, ovvero la chiave Torx, possiamo procedere con l'estrazione del faro. Il faro è messo a incastro, ovvero bisogna tirare questa linguetta sopra e poi sfilare il faro dalle proprie guide. Bene ragazzi, dopo aver rimosso tutto il faro, e dopo aver rimosso le coperture in gomma che ci sono qui e qui, non resta altro da fare che togliere la lampadina di posizione. Adesso questo faro ha i fari montati i fari allo xenon, ma non ci fate caso. Basta togliere questa, tirarla, ed ecco qui, la lampadina è tolta. Procediamo con mettere la nuova lampadina. Bene ragazzi, questa è la nuova lampadina. Non ci resta nient'altro da fare che metterla qui nel suo alloggio. Ora è un po' complicato con una mano, però non fa nient'altro che metterla qui, farla incastrare e rimetterla di nuovo nella propria sede. Qui. E il gioco è fatto. Bene ragazzi, questo è il nostro faro con la lampadina nuova messa. Per il montaggio è praticamente l'inverso, quindi bisogna prima attaccare la presa che abbiamo staccato, quella di alimentazione. Mi raccomando, appena sentite il tac della presa che si è innestata, allora potete procedere. Dopodiché, visto che questo ha i fari allo xenon, attaccate tutti i componenti del faro. Dopo aver attaccato il tutto, procediamo con l'innesto del faro. Il faro è stato innestato, adesso non ci resta nient'altro da fare che mettere le viti. Con la nostra chiave francese e le nostre tre viti, procediamo col montaggio del faro. Stretto, adesso è nella sua posizione. Una volta montata la lampadina, non ci resta che rimontare il tutto. Una volta che ci siamo accertati che il faro è stato sistemato e il nostro mascherino è ben saldo al resto della macchina, possiamo procedere con la chiusura del cofano. Perfetto ragazzi, la lampadina è stata montata. Adesso tocca a voi. Ciao e alla prossima.